Benvenuto. Diciamo, scusate, mi è arrivato un messaggio da Alessandra, ha parlato prima sul cellulare e poi qui sullo schermo. Dicevo, stiamo svolgendo la campagna Oltre il pregiudizio. Questo è il terzo anno che la facciamo. La campagna serve, oltre significa che non vogliamo arroccarci. Significa che vogliamo discutere insomma, avere occasione di confronto con le persone che hanno diverse opinioni rispetto al pregiudizio, agli stigmi che pure esistono. E quest'anno l'abbiamo dedicata, il terzo anno, l'abbiamo dedicata tutta alle discriminazioni, agli stereotipi legati al mondo femminile. E quindi diciamo. In tutte le circostanze della vita di una donna abbiamo cercato di metterle in evidenza, cioè non vorrei, come dire, non vorrei esagerare, ma anche di lavorare perché queste cose possano cambiare, insomma, adesso una campagna si fa per questo, quindi il lavoro, la famiglia, lo sport, il razzismo, la religione, eccetera, eccetera, sono tutti quanti momenti nei quali questo stereotipo che riguarda le donne viene fuori. Diciamo, le cose stanno cambiando, però molto lentamente, troppo lentamente. Nel lavoro c'è quella battuta che mi pare molto efficace, che riguarda il fatto che al top del paese, delle condizioni di tutte le cose che succedono, di tutte le istituzioni che si trovano nel paese, c'è un tetto di cristallo che le donne vedono ma che non possono superare, non riescono a superare per andare oltre. Ogni tanto qualche scheggia, diciamo, qualche crepa su questo muro c'è, perché per esempio l'ultimo caso della prima rettrice, scusate, dell'Università La Sapienza, che è una donna molto, come dire, è una novità, come è stata anche una novità l'elezione, mentre questa era venuta, quella università. C'è stata anche l'elezione della prima donna alla Corte Costituzionale, ma quella, diciamo, non era voluta, tra virgolette, ma era un passaggio ritmato, nel senso che il più anziano, quando uno usciva per limiti di età, il più anziano diventava. E lei è rimasta soltanto per 7 mesi Presidente della Corte Costituzionale, però, diciamo, la prendiamo come una cosa assolutamente, assolutamente positiva. Ciao Etta. Sì, ciao. Ciao Gianni, scusate per il Ciao. ritardo. Ciao Etta, ciao Campagna tutta dedicata appunto a questi stereotipi che si sono. E questa sera cosa facciamo? Presentiamo all'interno della campagna la nascita di un centro di cui parlerà meglio poi. Immagino sia Paola che anche Enza, di un centro di ricercazione, nel senso che dobbiamo, come dire, promuovere anche la ricerca scientifica sui temi che hanno a che fare con l'articolo 3 della Costituzione, perché poi di questo si tratta, no? Tutti uguali di fronte alla legge, indipendentemente da, la sapete, la cosa. E quindi diciamo, questo è l'obiettivo, questa è la situazione nella quale ci troviamo stasera. Abbiamo intestato questo centro ad un socio che è morto per via del Covid, è stato tra i primi a essere colpiti, è stato sfortunato per questo, perché ora ci sono delle possibilità di salvezza molto migliori di prima. Lui è un socio fondatore dell'associazione e quindi questo ha creato malumore, dispiacere fra di noi piuttosto significativo, una persona notevole, e così abbiamo deciso di intestare questo centro di ricerca Azione,
400 di ricercazione, di intestarlo a lui per ricordare la sua presenza, il suo lavoro, la sua attività. Abbiamo pure invitato, lui era un cooperante, abbiamo pure invitato il presidente dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, di cui faceva parte, di cui era il responsabile regionale delle politiche sociali, delle cooperative sociali. Abbiamo invitato, quindi quell'asse dall'ultimo momento compaia, e quindi avviso pure Paola, che sta da qualche parte che non vedo, che ci sarà, potrebbe avvenire questa possibilità. Non sapevo, gli impegni loro non mi hanno risposto ancora, e quindi benvenute. Questa è la storia, questa è la presentazione, e la parola adesso è a chi me la dava. Scusate, io ho la connessione che va e viene in modo estremamente fluttuante, quindi no, non ho sentito bene quello che ha detto Gianni, però penso che abbia detto quello che doveva dire e voleva dire, insomma. Ma hai finito, Gianni? Sì, ho finito, in effetti. Mi dispiace, io non c'entro niente. Non sentirmi, dirla tutta. Ogni volta che faccio, ogni settimana, sono 10 settimane queste, dal 10 ottobre al 10 dicembre, ogni settimana io sto qua e racconto la solita chiacchierata, quella che avete già sentito voi stasera. Lei, ormai stiamo alla settima settimana, e quindi insomma l'ha sentito parecchio, allora prendo un caffè e dice: tanto lo so quello che dice. Grazie Paola. No, scusa Presidente, è proprio che è andata via la connessione, non che sono andata via io. Comunque, no, io adesso proporrei di dare la parola invece ad Alessandra Bonifazzi, che è un'editrice di Lazio Sociale e che appunto coordina questi nostri webinar e che però farà parte anche in modo attivo, insomma, del centro ricerca. Alessandra. Grazie Paola e buonasera a tutti. Grazie prima di tutto per avermi invitata perché a me fa molto piacere essere qui oggi, soprattutto a questo incontro dove verrà presentato questo centro intitolato a Eugenio, un nostro caro amico. E sicuramente la collaborazione sarà massima anche da parte di Lazio Sociale, che tra l'altro ricordo appunto che questo incontro sarà poi pubblicato sul nostro canale YouTube di Lazio Sociale e diffuso quindi sui nostri social, sulle nostre reti. Lazio Sociale è un giornale a servizio di tutti, quindi non potevamo che collaborare con la campagna Oltre il Pregiudizio, con l'associazione Oltre il Pregiudizio, perché il pregiudizio, andare oltre, quindi sempre verso una prospettiva di speranza, comunque di superamento degli ostacoli, è un tema che condividiamo, che sentiamo nostro, perché il nostro giornale si occupa di Lazio Sociale, ma ha anche l'animo di mettere in rete tutte le realtà del territorio per dare voce alle problematiche, ma anche a tutti gli aspetti positivi che sono importanti per poter superare queste criticità. E quindi diciamo che è un giornale che cerca di mettere in rete tutte le associazioni che tra l'altro abbiamo ascoltato in queste settimane, perché oggi io qui porto i saluti della redazione di tutta l'associazione di Lazio Sociale, ma vi seguo fin dall'inizio, quindi sono temi che fino ad ora veramente sono stati di una riflessione molto profonda, e il nostro compito è quello di dare voce, continuare a dare voce e soprattutto cercare di diffondere dei messaggi, anche una cultura nuova, perché spesso questi ostacoli sono frutto di una cultura passata che va superata, e questo lo possiamo fare soltanto attraverso la conoscenza, il rispetto reciproco e l'accogliere anche l'altro, le persone, sempre con animo positivo e aperto. Quindi grazie, grazie di avermi invitata. Io tra l'altro vi invito anche a seguire questa sera sul canale YouTube la riscoperta anche del nostro giornale,
digitale, perché avrà una veste grafica diversa di contenuti, e naturalmente su Lazio Sociale, quindi sul canale YouTube, andrà in onda anche una serata speciale, quindi ci saranno delle sorprese, e lì ho anche parlato anche della campagna oltre il pregiudizio, perché appunto ci teniamo a questa collaborazione. Ringrazio Gianni, Paolo e tutta l'associazione che sta realizzando questi incontri, che spero che ce ne siano altre oltre naturalmente questo periodo, perché è importante che se ne parli il più possibile, e insieme lo possiamo fare condividendo i pensieri, i valori e soprattutto le azioni. Grazie ancora, buonasera a tutti. Grazie Alessandra. Allora, direi adesso dico io qualcosa per cominciare a riflettere insieme su questo centro ricerca azione. E perché allora noi sappiamo che l'origine, l'evoluzione e le conseguenze di stereotipi, stigmi, pregiudizi in diversi momenti storici e anche nelle diverse società è un panorama, un ambito molto alto, ampio. È legato a innumerevoli variabili di carattere psicologico, sociale, educativo, economico, e qualche più ne ha più ne metta, e quindi non bisogna mai stancarsi, noi cittadini che vogliamo capire meglio e vogliamo contribuire ad una società migliori, non bisogna mai stancarsi di studiare, di indagare, di individuare anche filoni, strategie di attività che possano innescare dei processi di cambiamento verso una società più giusta, una società inclusiva, una società democratica. Parlo tu a persone che, diciamo, da decenni lavorano e danno anche alla propria vita un senso su questi temi. Quindi, con queste motivazioni, le finalità, oltre il pregiudizio, intende realizzare questo centro di ricercazione e inserirlo tra le varie attività che fa l'associazione, non solo come uno degli strumenti per approfondire, studiare e capire insomma meglio l'universo dei pregiudizi, ma anche, come è nelle finalità dell'associazione, come proprio esempio, come momento, come situazione, come realtà di una pratica sociale. Quindi una pratica sociale che vuole acquisire, diffondere conoscenze e consapevolezza, e su queste acquisizioni e consapevolezza proporre e realizzare però anche interventi di varia natura che possano portare a innescare dei processi positivi, no? Quindi non è solo una ricerca accademica e poi alla fine pubblichiamo il libro, ma invece è una pratica sociale. Ora, dopo lunghe riflessioni, la metodologia che abbiamo scelto è quella della ricercazione partecipata in un'ottica interdisciplinare. Questo perché? Perché proprio per la necessità di rispondere alla miriade di sfaccettature che pregiudizi, stigmi, stereotipi presentano nelle società contemporanee, che sono società nuove, che ancora conosciamo poco, cioè globalizzate, multiculturali, plurireligiose, con aspetti sociali estremamente anche nuovi in qualche modo e nello stesso tempo molto vecchi, e che sono società che sono pervase e invase soprattutto da continui e rapidi cambiamenti a cui difficilmente si riesce a tenere dietro da parte di tutti, perché anche sono cambiamenti che spiazzano gli ordini esistenti, mutano i sistemi valoriani che hanno gli individui e anche i collettivi, no? E creano disorientamento, creano ansie, eccetera, eccetera, quello che ormai noi conosciamo. Allora, questo metodo di ricercazione partecipata non è certo un metodo nuovo, molti di voi lo conoscono e anche forse lo hanno praticato e lo praticano. È un metodo che risale agli anni 50, Kurt Lewin lo ha un po' dato un po' questo modello, però poi è anche un modello e un metodo che si è molto evoluto nei decenni e ha mostrato anche di essere un metodo valido in molteplici campi di ricerca. È iniziato un po' nel campo educativo e poi piano piano invece è stato applicato anche ad altre situazioni, ad altre realtà.
come proprio come strumento di coinvolgimento dei cittadini. Normalmente qui io ricordo che un grande contributo all'applicazione e alla diffusione di questo metodo è stato dato dal Trattato di Maastricht del 92, che ha introdotto il principio di sussidiarietà. Perché ormai questo principio, che insomma si cerca di applicare più o meno, auspica proprio il potenziamento della partecipazione dei cittadini, attiva dei cittadini, sia singoli sia cittadini organizzati, per poter, come dire, essere coinvolti e portare il proprio contributo alle decisioni che riguardano la loro vita, i loro progetti anche di vita, ma non solo, l'ambiente, il lavoro, i rapporti con, l'autorità. Questo metodo, questo principio di sussidiarietà, quindi ha dato un incremento a questo metodo di ricercazione in moltissimi campi, anche se bisogna dire che non solo c'è normalmente molta difficoltà di applicazione in modo corretto, eccetera, ma spesso, insomma, si sono registrate anche delle contraddizioni, no? Soprattutto che riguardano poi i ruoli di chi fa della ricerca e, delle soluzioni poi e degli interventi. Quindi, secondo questo modello, il centro ha intenzione di collaborare con università, enti di ricerca e studiosi, però siccome non è solo una ricerca di carattere teorico e accademico, ma c'è anche la fase dell'azione, è chiaro che il coinvolgimento riguarderà anche gli enti locali, le comunità, le associazioni che operano nel sociale o nell'educazione. E quindi avrà poi anche rapporti con le istituzioni proprio perché alcune proposte di interventi e azioni possano avere poi una collocazione più ufficiale ed ampia. Il fatto è che, come dire, il punto di fondo che noi vogliamo tutti seguire nell'associazione e delle persone che collaborano anche al centro è che nel nostro caso, cioè l'ambito di pregiudizi, stigmi e stereotipi, no? Non è che vogliamo solo fare ricerca sui pregiudizi, stigmi, eccetera, ma vogliamo anche arrivare ad alcune conclusioni, ad alcune azioni insieme a quelli che, appunto, in questo caso hanno subito o subiscono questi pregiudizi, discriminazioni, e direi che è necessario in questo caso anche che facciamo un confronto anche con i promotori e i diffusori di atteggiamenti di pregiudizio. Di sovranismo, il populismo, insomma, sappiamo di cosa si parla, perché anche con loro bisogna avere la forza e l'onestà intellettuale di ascoltare e di capire, no? Allora, secondo il modello, adesso scusatemi lo schematismo, ma insomma non c'è tanto tempo. Allora, secondo questo modello si crea un gruppo specifico secondo il tema che si vuole trattare nell'iniziativa e nella ricerca e nell'iniziativa, e chiaramente il tema sarà deciso dal direttivo dell'associazione, perché il centro non è una cosa a sé, è un elemento, uno strumento all'interno dell'associazione, e quindi questo gruppo che viene chiamato ricercatore collettivo nella letteratura dovrà individuare i contenuti del problema, dovrà individuare il metodo per la raccolta, l'analisi dei dati, le ipotesi che si possono fare per gli interventi e poi la scelta e la realizzazione delle iniziative fattibili. Questo il ricercatore collettivo. Ora, sappiamo che la presenza di stereotipi, stigmi, eccetera, è una presenza molto subdola. È spesso inconsapevole, pensiamo solo alle frasi, eccetera, spesso che diciamo, ad alcuni riferimenti culturali, in modo quasi naturale, inconsapevole, in effetti queste sono espressioni
e li usiamo in modo inconsapevole, ma sono espressioni di pregiudizio e di stereotipi. Quindi questo ricercatore collettivo, questo gruppo, dovrà innanzitutto essere un po' formato, cioè iniziare in modo anche se veloce, ma a lavorare su di sé. Dovrà individuare i contenuti del problema e dovrà avere una, come dire, secondo il modello di Paulo Freire, anche fare un'operazione di depurazione, no? Come lo chiama lui, cioè di depurazione dai pregiudizi che spesso appunto tutti noi che facciamo, parliamo e anche agiamo, eccetera, però in modo appunto inconsapevole spesso abbiamo. Quindi depurazione e per individuare, essere consapevoli e attrezzarsi per poi capire meglio la realtà che ci sta fuori e identificare l'esistenza di le articolazioni dei pregiudizi e di quello che c'è dietro a certi atteggiamenti e comportamenti delle persone che poi verranno coinvolte e saranno oggetto e soggetto delle azioni. Questa prima fase molto breve è propedeutica appunto a fare in modo corretto e più chiaro possibile come dire, un inizio di percorsi, processi e pratiche che poi appunto non solo ricerca ma portino anche a cambiamenti culturali, sociali, politici, educativi, eccetera. Chiaramente bisognerà individuare dei nuovi modelli che sono alla base di nuovi atteggiamenti e comportamenti, come dire, corretti. Bisognerà cercare di riuscire ad incidere e trasformare alcune pratiche sociali, proporre appunto interventi e non avere paura di esporsi. Questo è uno degli elementi, come dire, del modello di ricerca azione, no? Perché anche scrivendo un libro ci si espone, però se poi si comincia a stare tra le persone, nella realtà e in queste società così complicate, l'esposizione singola e in questo caso anche dell'associazione sarà anche più marcata. Quindi diciamo che questo è un po' il cammino che facilmente possiamo prevedere, sarà complicato, sarà detto di difficoltà, quindi sarà anche un po' lento, ma la pazienza è una grande virtù e l'associazione è, come dire, è un po' nata e sta crescendo proprio su questi temi, anche appunto con la pazienza, anche con alcune contraddizioni, che però insomma questa è un po' la mission che ha l'associazione. È un cammino che vogliamo fare insieme a tanti altri nella realtà così come è, e per arrivare a dei luoghi mentali e sociali che sono oltre, cioè depurati da questi atteggiamenti e comportamenti, discriminazioni, tensioni, aggressività che hanno dato nei secoli e continuano a dare poi invece origine a tante tragedie, a tante ingiustizie, a tante sofferenze. Speriamo non dico di farcela, perché questo ricorda il Covid che in questo momento non c'entra, no, speriamo di avere la capacità di trovare delle strade giuste e di ampliare i partecipanti all'associazione, le competenze e di fare delle cose concrete, oltre appunto a quello di imparare e di avere il piacere di stare insieme. Mi riscuso di nuovo per lo schematismo, perché non so, sociologi e psicologi diranno: ah, Paola ha detto delle cose, però insomma sapete, 10 minuti, poco più, non c'è tanto da dire. E allora a questo punto vorrei invitare a parlare Valeria Fabretti, che è un docente di sociologia all'Università di Tor Vergata ed è una ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler, appunto, che studia anche problemi di carattere sociale e religioso. Prego. Grazie Paola, grazie a tutti, ci siamo presentati anche
anche molto brevemente, insomma, in apertura non torno su di me. Sono davvero stata molto contenta di essere stata appunto contattata da Paola per supportare e partecipare a questo lavoro di confronto e di riflessione all'avvio di questa esperienza che giudico non solo tempestiva, ma anche particolarmente diciamo segno di sempre della vitalità della società civile e della possibilità, anche diciamo un segno di auspicio rispetto alla possibilità che veramente si rafforzino le reti anche di cui tutti noi facciamo parte, per rispondere a un tempo che, come diceva Paola e gli intermediari che mi hanno preceduto, è un tempo in cui ci sembra, abbiamo l'impressione di toccare con mano una crescita, anche se è un fenomeno difficile da misurare in dati, da tradurre in dati, no? Però una crescita delle tensioni, una crescita degli aspetti, diciamo, di possibile ostilità nei confronti delle diversità, di quelle che possiamo chiamare anche minoranze. Nel mio lavoro mi sono confrontata molto con il tema degli atteggiamenti, degli orientamenti, soprattutto dei giovani nei confronti delle diversità culturali e religiose, e in un ultimo percorso di ricerca, a cui farò brevemente qualche accenno in questo mio breve intervento, mi sono rivolta in particolare al tema un po' abusato, forse un po' di moda oggi, del cosiddetto hate speech, dei discorsi d'odio e dell'odio online, no? Quindi in un percorso che io definirei proprio un percorso di ricerca e intervento, ho provato a sondare come si posizionano gli adolescenti, almeno insomma quelli che abbiamo potuto incontrare in 6 scuole tra Roma e Trento, rispetto a questo fenomeno della espressione dei propri punti di vista in modo a volte appunto offensivo, se non addirittura violento, nei confronti della diversità, e della diversità religiosa in particolare. Quindi ho pensato, insomma, di contribuire a questo momento con alcune riflessioni che riguardano da un lato la ricercazione come metodo e dall'altro, insomma, un po' anche a partire da questa mia esperienza, quello in cui si può tradurre poi nel merito, soprattutto nel campo appunto del lavoro con gli attori sociali rispetto alle tematiche del pregiudizio, del pregiudizio negativo in particolare. E molto ha già detto Paola, efficacemente sintetizzando aspetti salienti, insomma, della tradizione in cui si situa questa scelta, ecco, di ricorrere a questo concetto, a questo approccio della ricercazione, che è stato interpretato in modo molto diverso. Io anche, devo dire, l'ho sempre interpretato forse nella maniera più tradizionale, più classica, avendo io, diciamo, sempre avuto voglia di interpretare il lavoro del sociologo e del ricercatore molto a ridosso del campo, e quindi nei processi, e non studiarli veramente, insomma, dalla posizione dell'accademia. Ma provare a entrare, a sporcarsi le mani con il campo e provare a comprenderlo facendo, incontrando, intervistando, lavorando molto nelle scuole, molto nelle classi, con i ragazzi soprattutto. E quello che mi sembra, insomma, quindi questo metodo, diciamo l'approccio classico, no? Per cui prima si fa un po' di ricerca, si fanno le tradizionali attività di ricerca, sia con dati già esistenti, sia facendo interviste, focus group o quant'altro, si costruiscono delle ipotesi di lavoro, si mettono a punto degli strumenti di intervento per modificare il problema di cui ci si vuole occupare, e poi si prova a testare questi strumenti sul campo. Questo è, diciamo, uno schema un po' classico, che però, detto così, non dà l'idea di quella invece profonda circolarità del processo che quando si prova appunto ad attuarlo si rivela in tutta la sua portata, no? Perché proverò a spiegare
spiegarmi meglio su questo. Nel progetto a cui ho fatto riferimento, che poi posso condividere, non so se ci sarà un pochino di tempo, posso anche rimandare a un breve video, oppure semplicemente condividere la pagina web dove è presentato, che si chiamava Discorsi d'odio e culture giovanili online, il cui acronimo era Dico di no. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto un po' di dati sul hate speech online, sia attraverso un monitoraggio del web e sia attraverso una serie di focus group nelle scuole e con le comunità, gli attori, la società civile, le comunità religiose, l'associazionismo, una serie di tavoli di lavoro cui la stessa Paola aveva partecipato. E abbiamo provato a costruire così una cassetta degli attrezzi, no? Una serie di moduli formativi, o meglio ancora, diciamo, di laboratori, che poi abbiamo provato a realizzare nelle classi di alcune scuole secondarie superiori, sia su Roma che su Trento, con l'intento di non tanto arrivare a modificare ovviamente comportamenti, atteggiamenti, orientamenti e valori dei giovani, che è sempre un intento eccessivamente ambizioso, soprattutto per programmi di ricerca così limitati, ma provare quantomeno a dare qualche strumento conoscitivo da una parte e anche metodologico nell'ingaggiare una riflessione, nell'ingaggiare una conversazione su questi temi. Quindi abbiamo provato a realizzare delle piccole palestre in cui allenare i ragazzi e le ragazze di queste classi a riflettere e a confrontarsi anche su temi controversi, che è un po' la grande sfida, secondo me, dell'educazione ai nostri tempi, no? Quindi provare a dare degli strumenti per esprimersi su questioni complicate, su questioni anche eticamente controverse, come il dilemma tra libertà d'espressione e appunto regolamentazione del web, per esempio, per evitare o contrastare forme di offesa o di odio online. Sono grandi temi, già provare a dare degli strumenti per parlarne ci è sembrato, insomma, un intervento degno di questo nome. Ecco, poi però quello su cui volevo riportare un po' l'attenzione è che facendo questo tentativo, provando a fare questo lavoro, ci si accorge che poi la ricerca azione è qualcosa di molto più complesso di questa sequenza. Provo a mettere insieme dei dati, formulo delle ipotesi, degli strumenti, intervengo per modificarli ed eventualmente per modificare della realtà ed eventualmente li testo, li valuto, no? Vedo se hanno funzionato. Ecco, quello che accade poi nella ricerca azione è qualcosa di più, secondo me. Di cui si è anche discusso, parlato, riflettuto tanto in letteratura, cioè questo contatto di cui parlava, questa collaborazione stretta tra i diversi attori coinvolti, quindi non solo le istituzioni, ma anche gli stessi, le persone che partecipano ai processi culturali che stiamo studiando, quindi, come diceva Paola, questa costruzione di un ricercatore collettivo e quindi il confronto, per esempio, nel mio caso, con le ragazze e i ragazzi nelle classi, ha costituito un aspetto, un momento cruciale del processo, cioè quello che dovrebbe essere, che poteva essere inteso come momento appunto di intervento, in realtà è stato capace di retroagire fortemente sulla dimensione anche della ricerca. Questa è davvero la circolarità della ricerca azione, cioè la ricerca si fa con le persone. E quello che accade è che è vero che dovremmo provare, come diceva Paola, a depurare il nostro approccio all'oggetto di ricerca a cui ci accostiamo, ma nel momento stesso, questo accade anche nella ricerca qualitativa, nel fare delle interviste, nel fare l'osservazione, ma ancora di più se ingaggiamo una conversazione che ha questa aspirazione trasformativa con gli attori con cui lavoriamo, quello che accade è che si costruisce davvero questo rapporto stretto tra il ricercatore e l'oggetto della sua ricerca. Quindi nel caso delle scienze sociali
tra la soggettività del ricercatore e la soggettività, le soggettività delle persone con cui entriamo in contatto. E questo ha una grande forza rispetto al farsi della ricerca. Nel momento in cui può essere, per esempio, nel grande storico, tradizionale dibattito, scontro sui metodi di ricerca, è stata sempre una degli argomenti che i sociologi, gli scienziati che interpretavano la sociologia come una scienza, diciamo, positivista, volta a verificare delle ipotesi, hanno sempre no, identificato questo aspetto qui del rapporto, della contaminazione tra ricercatore e oggetto della sua ricerca come un grande limite della ricerca qualitativa. È chiaro che questo accade molto di più durante un'intervista biografica, durante l'osservazione delle pratiche, che non nella somministrazione di un questionario, e accade molto di più nella prassi trasformativa della ricercazione. Nel nostro caso, per esempio, quando noi abbiamo costruito questi materiali per i laboratori e siamo entrate nelle classi per discuterne con i ragazzi, per fare con loro questo percorso di 6 incontri da 2 ore che doveva appunto toccare un po' tutti i temi emersi anche nella fase di ricerca antecedente, quello che ci siamo accorti è che gli strumenti che avevamo provato a mettere a punto in realtà erano già vecchi nel momento in cui noi li usavamo, no? Perché in qualche modo lo stesso feedback, la stessa relazione con i ragazzi durante il loro uso ci restituiva sempre una realtà ancora diversa, no? Ancora mutevole e non del tutto esauribile negli strumenti che avevamo messo a punto. Quindi questo è davvero una sfida, cioè questa trasformazione della ricercazione in realtà non riguarda tanto solo, forse prima di riguardare il contesto su cui vogliamo intervenire, che dobbiamo sempre dirci che è molto difficile poi effettivamente cambiare la realtà sociale, prima di questo riguarda senz'altro chi prova, no, a portare avanti questo processo, quindi riguarda quel ricercatore o l'insieme dei ricercatori che provano a confrontarsi con il campo, perché questo incontro, questo contatto cambia lo sguardo di chi appunto osserva e cambia necessariamente anche la cassetta degli attrezzi, no, che si usa per orientare la realtà, e quindi questa è una ricerca che chiede una costante flessibilità e capacità di riadattamento alla realtà in cui si è immersi. Questo significa che il punto della ricercazione non è tanto che possiamo modificare una realtà dopo averla conosciuta, ma che conosciamo veramente in fondo quella realtà solo nel provare a modificarla, e come appunto anche già Levin chiariva. E quindi ecco, questa è la grande sfida, e l'ulteriore sfida è quella di coniugare questa apertura e flessibilità con il rigore metodologico, perché l'osservazione, insomma, che ormai abbiamo della ricercazione nel suo utilizzo nelle scienze sociali, ci restituisce un quadro, come diceva Paola, ma anche ci restituisce anche una certa debolezza delle ricerche che utilizzano questo metodo, perché è sempre molto difficile tenere il giusto equilibrio tra la parte di ricerca e la parte di azione. Per esempio, la capacità di riformulare costantemente, ma esplicitare e utilizzare delle ipotesi di ricerca forti e chiare, questa fa la differenza, no? In assenza di questo, per esempio, facciamo azione ma non facciamo ricerca. Quindi questa sfida, coniugare questa flessibilità che viene richiesta dall'incontro e dalla trasformazione reciproca con il rigore metodologico, è davvero la difficoltà di questo metodo, di questo approccio. E da ultimo volevo dire appunto che mi sembra però che la vostra
più che sensata, proprio per il tipo di materia che vorremmo provare a lavorare, che è quella dei processi culturali, che sono appunto quei processi, e in particolare quelli che e pregiudizi. Ecco, di fronte a questi fenomeni è chiaro che questo processo qui è particolarmente sensato, sia perché c'è, diciamo, per tre ordini di ragioni, direi. Il primo è che questi processi sono processi per definizione fluidi, e che non si capiscono difficilmente se non si riesce a catturare il significato che la realtà ha per le persone. E questo è grande, per esempio è molto difficile provare, ci sono internazionali che lo fanno e stanno raffinando gli strumenti sempre di più, ma è molto difficile catturare stereotipi e pregiudizi, per esempio attraverso un questionario, no? Perché cosa ci serve? Ci serve arrivare, Valeria, a capire... Valeria, scusami, dovresti... Sì, concludo subito. Perdonami. Sì, subito. Ecco, ci serve riuscire a capire il significato che le persone danno alla realtà che abitano, no? All'alterità e alla loro stessa identità. Quindi questa è la prima ragione. La seconda, ovviamente, è che sappiamo bene che gli stereotipi e i pregiudizi si contrastano proprio attraverso il contatto, e quindi più che mai è necessario il contatto come forma di l'incontro come forma di conoscenza, e poi perché la capacità, la possibilità di far convergere più attori in questo processo ci consente anche di coinvolgere tutta quella insieme di identità e di diversità che popolano il nostro tessuto sociale. Penso per esempio all'importanza del coinvolgimento di degli attori religiosi, dei gruppi, delle comunità religiose sul territorio per dar corpo a questi processi, insomma di dialogo, per esempio nel caso dei ragazzi, è molto importante del nostro lavoro. E mi fermo qua. Grazie. Grazie Valeria, scusa, ti ho interrotto, ma dobbiamo parlare e non abbiamo tantissimo. Assolutamente. Grazie davvero. Ho provato a stare nei 15 minuti concordati, non so se sei riuscita. Sì, va bene. Dunque, allora, adesso, dopo l'approccio, diciamo, di carattere sociologico, passiamo invece a Silvia Oliva, che è una psicologa e ha anche lei lunghissima esperienza, a parte quella di docente di matematica, e ci siamo conosciuti proprio a scuola, e poi invece quella di psicologa all'interno di questa associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia, adolescenza e famiglia. Prego Silvia. Allora, buonasera, prima di tutto voglio ringraziare Paola per questo invito che mi ha fatto molto piacere. Dunque, io mi sono focalizzata su questo interrogativo che mi si è posto fin dall'inizio, cioè mi sono chiesta: ci sono delle differenze psicologiche tra i pregiudizi rivolti alle donne, quali sono, che conseguenze hanno, e i pregiudizi rivolti verso tutte le altre categorie pure oggetto di pregiudizi, no? Etnie diverse, religioni diverse, cioè ci sono. Allora, allora mi sembra di aver fatto così due osservazioni sulle quali si basa quello che poi dirò. La prima, molto banale, è che alla nascita la prima domanda che si fa è un bambino, è una bambina, è maschio o femmina? Quindi questa differenza anatomica, diciamo, è fonda fin dall'inizio dell'umanità, possiamo dire, l'alterità, la diversità, no? E questo già un elemento comune alla costruzione dei pregiudizi, l'essere altro, qui costruiscono i pregiudizi. Però se le donne non sono uguali agli uomini, diciamo, e viceversa, gli uomini non sono uguali alle donne, il problema è chiarire in cosa consisterebbe questa differenza, come si è creata e quali sono le conseguenze. Intanto la prima osservazione riguarda il fatto che, essendo le donne oltre la metà del genere umano, i pregiudizi nei confronti delle donne sono senz'altro più diffusi, perlomeno statisticamente. E se poi aggiungiamo a questo i pregiudizi delle donne nei confronti delle altre donne, chiaramente questo numero si dilata all'inverosimile.
ci può essere un certo stupore nel constatare che le donne hanno pregiudizi nei confronti delle donne, ma questo è perfettamente naturale, diciamo, anche se non ci piace, perché la propensione al pregiudizio, per tutti i motivi esposti nel bel manifesto dell'associazione Oltre il Pregiudizio, non solo è inconsapevole, è diffusa, è profonda, noi non ci accorgiamo dei nostri pregiudizi, sia quelli rivolti verso di noi che quelli rivolti verso gli altri. E le testimonianze di queste scoperte dolorose, con sorpresa, sono innumerevoli, dai film a episodi biografici, insomma, abbiamo solo la difficoltà di sceglierli. E questa è una prima considerazione. La seconda è che cosa ho fatto? Ho cercato una documentazione dei pregiudizi, diciamo, e stereotipi nei confronti delle donne. Al di là di tutte le statistiche che ho consultato in questo periodo, ne ho viste varie, ci sono resoconti su internet di tutti i tipi, anche recenti, mi sono rivolta alla letteratura. Diciamo, ho fatto questa scelta. E allora, se noi esaminiamo la letteratura, troviamo una vasta serie di opere che cercano di definire le donne partendo proprio da quel particolare anatomico che le caratterizza, come dire, l'anatomia è un destino, punto interrogativo. Quindi c'è una ricerca di definizione del femminile, diciamo, no? Se è disuguale nel corpo, sarà disuguale pure nella mente, come dire, qual è il destino di questa uguaglianza? Allora, c'è un'ampia letteratura che cerca di definire proprio il femminile, questo femminile, in termini disdicevoli nei confronti della donna. Io ce ne sono vari. Ne cito solo uno, perché è molto significativo. Cito Sesso e carattere di Otto Weininger. È un saggio filosofico-psicologico. Questo testo, scritto da questo filosofo e psicologo Otto Weininger, è stato pubblicato in Austria del 1903 e ripetutamente ripubblicato dalle più grandi case editrici fino all'ultima edizione del 2017. È uno dei libri, diciamo, più inquietanti del primo Novecento, che cerca di definire la crisi delle coscienze che tormentava gli animi, dalla crisi dei valori, no? Quindi dà inizio a una lunga serie di questo tipo di tematica, e lui parte dal problema che il danno risiede nella diversità, che lui colloca nella donna e nell'ebreo. Lui ritiene, Weininger, che ogni individuo abbia una personalità composta da una parte femminile e una parte maschile, mentre la parte maschile è produttiva, cosciente, logica, il suo compito è la tensione alla genialità. Il lato femminile invece è un lato passivo, improduttivo, inconsapevole, illogico, amorale. E quindi, diciamo, il male era, la crisi dei valori si incarnava in questo femminile, nella donna, abisso irresistibile del nulla. Nella sua materialità, nella sua assenza di senso, no? Allora, queste affermazioni danno un certo turbamento, perché sono estremamente svalutative verso la figura della donna, no? Però il problema è che questo testo non è un libraccio, ce ne sono dei testi coevi mai presi in considerazione. Questo è un testo col quale si sono confrontati le più grandi intelligenze dell'Occidente. Vi dico dei nomi per dare un'idea del livello non hanno potuto metterlo da parte, ci sono dovuti confrontare, a cominciare da Freud, il quale era un oppositore, ma pure lui ha detto qualcosa su questo testo. Diciamo, anche gli oppositori ne hanno tenuto conto, e tra questi nomi comincio con Strindberg, che dice che Weininger aveva probabilmente risolto il più difficile di tutti i problemi filosofici, quello riguardante la donna. Poi gli altri, vi dico di seguito senza soffermarmi, Cioran, Elias Canetti, Karl Kraus, Robert Musil, Wittgenstein, Evola, Giovanni Papini, Italo Svevo, James Joyce, Heidegger e Lacan. Ci sono, tutti hanno avuto l'influenza di questo scrittore. Però il problema è questo, che accanto a questa letteratura dispregiativa ce n'è un'altra che esalta il ruolo della donna, proprio all'opposto.
e la esalta in quanto dà alla donna un compito a favore dell'umanità. Cioè il compito della donna in questa letteratura è di ispirare l'uomo a quanto di più elevato ha prodotto il genere umano, e cioè l'arte. Cominciamo dalle figure mitologiche delle nove muse, sono tutte donne che ispiravano la danza, la musica, la poesia. Continuiamo con tutta la letteratura stilnovista, che considerava la donna intermediaria tra l'uomo e il Dio, e il Dio, insomma, e che quindi aveva diciamo il compito di ingentilire, raffinare il desiderio maschile grazie alla sua delicatezza, alla sua sensibilità, la sua elevazione spirituale, diciamo, no? Quindi aveva un compito che riguarda tutta l'umanità, diciamo, no? Ecco, questo fenomeno io non l'ho trovato nella letteratura che tratta di omosessuali, altre etnie, altre religioni. È un fenomeno che mi è sembrato caratteristico della natura dei pregiudizi nei confronti della donna. C'è un'opposizione che non compare in altre situazioni. Come mai? Perché succede questo? E allora, sono partita dal fatto che, come è ovvio fino adesso, perlomeno fino ad adesso, tutti noi nasciamo da donna. E la relazione madre-figlio-figlia, d'ora in poi ogni volta che dico bambino e figlio si intende ambedue i sessi, è, diciamo, una relazione che crea un legame evidente di carne, di sangue, di una potenzialità emotiva, diciamo, che l'accompagna, molto grande. E su questo amore materno-filiale si è creata universalmente una cultura che passa attraverso le generazioni, anche attraverso le madri, che ha costruito una religione, una letteratura, un'arte, diciamo, no? E questa cultura differenzia il neonato umano dal cucciolo del mammifero animale, che pure riconosce la madre, diciamo, no? Quindi noi siamo soggetti culturali. Allora, vorrei citare su questo argomento una psicanalista della cerchia di Freud, quindi Alice Balint, una psicanalista ungherese, la quale ha scritto molto delle pagine secondo me interessanti su questo primo legame. Allora, diciamo che la relazione madre-figlio neonato è la prima relazione oggettuale, diciamo, che conosce l'umanità, così possiamo dire, insomma. E l'inizio di questa relazione si perde in un ambito dove i confini della individualità del neonato e quelle del mondo esterno non sono netti, sono confusi, c'è una compenetrazione. Diciamo, è un tipo di legame nel quale la sopravvivenza del bambino, che è assolutamente inerme, dipende dalla madre, dipende dal suo amore, dalla sua dedizione. Ma a sua volta il benessere fisico, psicofisico anche, il benessere, diciamo, più che altro psichico della madre, dipende dalla sopravvivenza del proprio neonato. E diciamo che sulla base di questo particolare legame, diciamo, e di identità di interessi, la madre desidera ciò che fa bene al proprio bambino. Ovviamente la relazione non è paritaria, diciamo, no? Però si crea quello che questa autrice chiama amore arcaico. Che cos'è questo amore arcaico? È un tipo di amore dove il bambino è passivo e le coordinate di questo amore sono completamente inconsapevoli, diciamo, del bambino. Il bambino neonato, l'infanzia, richiede alla madre un assoluto disinteresse per qualunque cosa che non sia se stesso. Diciamo, lui non crede di dover fare qualcosa per ottenere quest'amore, che praticamente gli arriva perché esiste, questa è la verità, diciamo, no? Non si accorge che è amato, è naturale, se così vogliamo dire. Egli avverte solo questo bisogno, questa mancanza terribile, quando la madre è inadempiente per qualche ragione, diciamo, no? Se non soddisfa l'esigenza. E questa mancanza può scatenare un dolore, una rabbia, è un odio molto grande. Quindi, qual è il punto che possiamo osservare? L'amore del bambino per la madre, neonato e anche molto piccolo, è un amore privo di senso di realtà. Non succede, cioè, non succede così con il padre. L'amore verso il padre, o eventualmente l'odio, quello che è,
nasce fin dall'inizio con un maggiore contatto con la realtà. Il bambino obbedisce più facilmente al padre e agli estranei che alla madre, ma non perché il padre è cattivo, perché già dall'inizio manca quel rapporto, diciamo, di naturale identità, di interessi, di compenetrazione che avviene con la madre. Ad esempio, anche popolarmente, la madrigna è sempre una cattiva madre, il padrigno non è detto che sia cattivo. E questo è un fenomeno che capita sia alle neonate femmine che maschie. Questo fenomeno è comune. Allora, questo amore si evolve chiaramente durante la crescita del bambino, perché è necessario staccarsi dalla figura materna. C'è una specie di svezzamento in senso figurato, un distacco necessario ma faticoso, doloroso, che provoca anche sentimenti luttuosi di perdita, sia nel bambino, un po' nella madre, ma la storia della madre la lascio a parte, perché quella pure avrebbe bisogno. Oh, come ci si fa a distaccare? Allora, come ci si può distaccare se non utilizzando svalutazione, disprezzo? No? Come dire, perché non ti devo amare così tanto o apprezzare così tanto per staccarmi, no? Quindi il sentimento della svalutazione in qualche modo aiuta a distaccarsi, ma è anche alla base del pregiudizio. Sono quasi finito. Allora, questa potenza d'amore, diciamo, rapporto primitivo scatena una serie di fantasie, quasi tutte realistiche, ma sono inconsapevoli. Ma però, anche essendo consapevole, suscitano azioni, sentimenti, influenzano le percezioni, eccetera. E costituiscono l'origine del pregiudizio verso il femminile. Naturalmente queste si evolvono, ci sono meccanismi più realistici, però i residui dell'antico legame arcaico permangono anche nelle relazioni adulte, nelle relazioni sessuali con il partner, sia femmina o maschio, diciamo, in forma di residuo inconsapevole. E così, se da una parte c'è la richiesta verso la donna che sia, come dire, amorevole e accudente senza chiedere ricompensa, dall'altra è l'attrazione stessa che crea la figura della maliarda, chiamiamola così, la figura popolare della maliarda, non so, pensiamo all'angelo azzurro per dire, no? La donna che ti succhia la vita perché ti attrae terribilmente ma poi ti distrugge, no? So, tutta la storia dei talebani, adesso non mi soffermo ma si potrebbe parlare a lungo. E a volte il desiderio di possesso, che è fortissimo, può essere alla base delle limitazioni nei confronti del sesso femminile e anche della violenza maschile verso le donne. Concludo. La descrizione, il pregiudizio ha molti vantaggi, nel manifesto sono espressi, però c'è anche numerosi svantaggi. Ci fa capire che gli esseri umani non abbandonano i pregiudizi facilmente, però i pregiudizi, le credenze radicate, ci evitano di pensare, ci imprigionano e anche di godere dell'opportunità che l'altro ci potrebbe offrire. Molte persone, alcune, non dico tutte, ma insomma, non riescono a abbandonare le persone e le cose che amano perché credono che sia indispensabile alla loro vita. E così nemmeno le idee e le loro credenze riescono ad abbandonarle perché anche quelle pensano che siano indispensabili alla loro vita. Molte cose nel tempo sono cambiate, forse decisamente troppo poche. Però io direi che eliminare il pregiudizio è un programma molto ambizioso, no? Allora, una via di mezzo, un compromesso potrebbe essere quello di far sì che si diventi consapevoli dei propri pregiudizi. Perché tra il pensare di conoscere un fatto e il comprendere di avere un'idea, una credenza, un pregiudizio, magari c'è uno scarto, no? Questo scarto è legato all'autoconsapevolezza. L'autoconsapevolezza è una funzione importante. Praticamente costruisce uno spazio mentale dove noi possiamo pensare a come pensiamo, no? Una specie di autoriflessione su come pensiamo. Essere consapevoli consente di fermarsi un momento prima che le conseguenze di questo nostro pensare riescano a nuocere all'altro e infine pure a noi stessi. Io qui mi fermo, sperando di essere rimasta nei limiti. Grazie. Allora, hai rispettato i limiti, è sempre, grazie tanto a te, è sempre un piacere ascoltarti.
E adesso da Silva, la parola invece adesso a Elisabetta Melandri, che è la presidente del Centro Informazione, Educazione allo Sviluppo Onlus, che però vuol dire che è coinvolta da circa 30 anni nella cooperazione internazionale, ha fondato un centro di documentazione sull'intercultura, ha fondato una cosa veramente fondamentale, cioè questo centro Matemu che sta all'Esquilino, che aggrega giovani italiani e stranieri per, come dire, aiutarli a ritrovare o creare il proprio progetto di vita. Elisabetta. Grazie Paola, mi sentite? Sì, sì, tutto sì, a posto. Io purtroppo anche io ho avuto problemi di connessione, infatti avete visto che sono uscita, rientrata, ogni tanto sparivate tutti quanti, compresa. Grazie Paola, grazie Gianni, molto contenta di essere qui fra voi e molto affascinata da questa idea filosofica del centro, cioè ricerca-azione. Come diceva Paola, io con i miei colleghi siamo in parecchi, facciamo tante cose, la cooperazione all'estero, la mediazione interculturale. Ecco, la mediazione interculturale, il lavoro con i mediatori è qualcosa di molto grande e diciamo che l'architrave è proprio la palestra in cui lavorano tutti i nostri mediatori, che sono oltre 1000 dalla mattina alla sera, vuoi che siano con la polizia per l'identificazione di chi sbarca, vuoi che siano agli ospedali o in altri presidi anche pubblici, il loro agevolare la comunicazione fra gli autoctoni e gli immigrati è di per sé un esercizio di confronto col pregiudizio e con lo stereotipo, che nel linguaggio poi si manifesta in maniera immediata, spontanea, no? E quello è un lato. Poi va bene, Paolo ha fatto riferimento, noi abbiamo una grande attività che funziona da tanti anni, da oltre 37 anni nei paesi con cui facciamo cooperazione allo sviluppo, e anche lì adesso abbiamo tanti progetti con l'infanzia, con le donne, eccetera. Uno mi pare abbastanza interessante da portare qui come racconto. È un bel progetto in Mozambico dove si sensibilizzano le bambine e le donne a confrontarsi con l'idea dei matrimoni precoci, che sono una piaga terribile, no? Che poi porta addirittura anche alla vendita. Cioè è l'inizio della catena, no, forse l'inizio è molto prima, come diceva giustamente la dottoressa prima, dello stereotipo verso la donna, però è un momento terribile che altera poi la vita di questa ragazza. Ma la cosa che tengo a precisare, a raccontarvi, è che questo progetto si realizza soprattutto con gli uomini, perché è inutile, no, affrontare il pregiudizio verso la donna se non si parla con gli uomini. E questo forse, io sono di quella generazione dell'autocoscienza, della presa d'atto di noi donne, del femminismo, eccetera, e se un difetto posso vedere nel senno di poi, era quello un po' di chiudersi nel ghetto di genere all'epoca, ma il ghetto è la quintessenza fisica del pregiudizio che si fa fortino e che ha il grosso vantaggio di proteggere chi sta dentro, ma anche di isolarsi da quello che sta fuori, oppure di essere messo nel ghetto ed essere isolato dagli altri che stanno fuori, no? È a doppio taglio. Nel centro a cui faceva riferimento Paola, noi abbiamo, purtroppo adesso col lockdown è una tragedia, perché tutto quello che è rapporto, relazione fisica è tutto interrotto, è tutto alterato, come noi oggi qui, con tutti gli handicap della comunicazione a distanza, del ribaltamento da remoto delle relazioni umane, pensate che cosa vuol dire con dei ragazzi, no? Il rischio di dispersione durante il lockdown duro è stato terribile. Adesso noi in questo centro, dunque questo centro combatte lo stereotipo, favorisce il dialogo fra culture nel modo più concreto possibile, diciamo siamo soprattutto sul versante azione, ma poi parlerò del valore anche della ricerca. E sul versante azione, questo è un luogo molto bello dove vi invito tutti quanti a venirci a trovare, che tutti i pomeriggi
in una struttura che ci ha dato il primo municipio, bella, con tanti spazi e anche un giardinetto, e siamo raggiunti da una miriade di ragazzi che vanno dai preadolescenti, dagli 11 anni, fino a 26-27, insomma un range molto ampio, di tutte le nazionalità, di tutte le estrazioni sociali, perché appunto noi siamo fortemente contrari al ghetto, ai muri e alle separatezze. Noi siamo nati come CIES nel lontano, nei lontani 1980, non mi ricordo neanche più come movimento contro il razzismo e l'apartheid. Gianni lo sa bene, perché abbiamo militato in quei contesti quando Mandela era in prigione, quando c'era una storia dell'umanità che rappresentava fisicamente, politicamente, culturalmente, razzialmente, da tutti i punti di vista, la separatezza dovuta al pregiudizio e allo stereotipo, no? Quindi questo è il nostro DNA, è quello lì. In questo centro tutti i pomeriggi vengono appunto molti ragazzi di tutte le culture, di tutte le religioni, vari livelli di inserimento nella nostra società, perché ci sono i ragazzi cosiddetti di seconda generazione. A loro non piace essere etichettati come seconda generazione, è un'etichetta che gli danno gli altri, è un pregiudizio, perché poi queste seconde generazioni, a parte che ormai saranno già le terze, le quarte, le ottave, ma non che senso ha numerarli come generazione, no? Però loro si definiscono nuovi cittadini, nuove generazioni, insomma anche lì le etichette sono sempre sbagliate. Comunque ragazzi di fatto italianissimi, nati qui oppure arrivati qui molto piccoli, per i quali purtroppo la nostra legislazione ancora li relega all'istinto sociale di serie B, perché per via della mancanza della riforma della legge della cittadinanza, ma che comunque sono italiani come noi, però hanno il doppio vissuto, hanno il vissuto migratorio dei genitori, quindi si confrontano col pregiudizio, con la diversità internamente e a partire dalla propria famiglia e poi anche nella scuola. Poi ci sono i ragazzi invece, quelli proprio appena arrivati, sbarcati a Lampedusa, molto spesso sono minori non accompagnati. E la parola non accompagnata, anche questa, è un'etichetta molto, molto formale che viene data a loro, perché fanno parte di una categoria che rientra poi in tutta una serie di atti formali, governativi, eccetera. Ma non accompagnati è proprio vero, proprio soli. Cioè, sono tantissimi, sempre di più, i ragazzi che arrivano da soli nel nostro paese, a un'età per noi impensabile, 10, 11, 12 anni. Non solo i famosi 17enni che sono quell'ultimo anno prima della maggiore età, che magari certe volte non sono proprio 17enni, no? Cioè, perché così col 17esimo anno praticamente si rientra nella categoria dei minori e quindi si è tutelati con un po' di tutele costituzionali. E anche riconoscimenti automatici del diritto di protezione internazionale, questo lo sappiamo, ma non importa, tutte queste asticelle purtroppo che in qualche maniera sono anche rese necessarie, perché insomma poi le regole, le leggi devono avere dei parametri, no? Però molto spesso ingessano proprio l'umanità e l'identità delle persone, è lì che il pregiudizio o quantomeno lo stereotipo diventa poi addirittura una carta d'identità, no? Ecco, quindi noi abbiamo moltissimi di questi ragazzi e lì, diciamo, la cosa bella di questo posto è che è un luogo di educazione, è assolutamente un attore interessante della comunità educante, è un attore non formale, non obbligatorio come la scuola. Noi diciamo sempre è un ambito di educazione informale dove il sistema dell'arte, in particolare l'espressività artistica, la musica, la danza, il teatro, poi anche le arti visive, la recitazione fa moltissimo, insomma, il canto, tutto quanto, tutte le discipline artistiche sono il gancio
intanto per agganciare appunto i ragazzi. Una delle frasi più belle che ho sentito dire a Piazza Vittorio, questo all'inizio quando l'abbiamo aperto, questo centro ormai oltre 10 anni fa, sentire un gruppetto di ragazzi che diceva: che famo? Andiamo a Matemù, va, è meglio che sta qua in piazza, e poi è come Facebook, solo che siamo tutti lì. Ecco, e questa era una cosa bella, no? Cioè è un luogo di accoglienza del tempo libero, non l'accoglienza del dormire e del mangiare, no? Ma l'accoglienza dello stare per fare qualcosa di bello insieme. Qualcosa di bello insieme che in linea di massima poi aiuta a riportare i ragazzi al rischio di dispersione, per esempio, invece allo studio della scuola. Gli aiuta perché quelli che non parlano l'italiano hanno la possibilità di seguire i corsi di italiano, oppure i corsi di recupero, oppure avere anche del sostegno psicologico, oppure dopo gli studi il grande salto nel mondo del lavoro, l'orientamento alla formazione superiore e al lavoro. Quindi ci sono una serie di servizi socio-educativi e poi una serie di attività laboratoriali di tipo artistico che ruotano molto spesso attorno allo stereotipo, o ci ruotano perché le persone praticando queste discipline artistiche si liberano dello stereotipo, perché incominciano a entrare in relazione fra loro, affrontando questo tema. Pensate che è un luogo di intercultura naturale, perché lì ci sono appunto ragazze di tutti i tipi, anche ragazzi con orientamenti sessuali, di genere diversi, no? Per esempio abbiamo avuto dei ragazzi omosessuali che eppure si confrontavano con ragazzi di religione musulmana e quindi rischiavano anche di patire lì interno, no? Pregiudizi molto duri verso le scelte di orientamento sessuale non viste come tradizionale. Ci sono le ragazze, e insomma le cose lì si mescolano in una maniera fruttuosa, perché si arricchiscono l'un l'altro. L'arte, come dicevo, è un potente strumento per decodificare lo stereotipo, agirlo, immedesimarsi sia in chi nei soggetti che lo praticano lo stereotipo, no? Io penso che, ecco, combattere lo stereotipo debba essere un esercizio complesso, perché lo stereotipo è la quintessenza della semplificazione facile, no? È per quello che c'ha tanto successo, è per quello che ha una presa virale, si direbbe oggi. Però per destrutturarlo, quindi vederlo e contrastarlo, bisogna entrarci dentro in tutti i modi, anche in modi, se vogliamo, empatici, affettivi, non solo di raziocinio. E quindi le arti, le discipline artistiche sono un bel mezzo per fare questo esercizio. Noi abbiamo fatto tanti anni fa una mostra che si chiamava Solo Andata, un viaggio diverso dagli altri, che poi è stata un po' la madre di tutte le nostre mostre interattive, dove il principio dell'avvicinamento allo stereotipo e della presa d'atto dello stereotipo avveniva attraverso l'immedesimazione dell'altro, psicofisica. Era una grandissima installazione a grandezza umana che riproduceva tutto il viaggio del migrante, da quando è nella sua terra e patisce le cause che lo fanno emigrare, le guerre, la povertà, la mancanza di diritti umani, eccetera, eccetera, a quando attraversa le frontiere nei diversi modi, a quando fa il viaggio per mare, per terra o per aria, a quando arriva alle nostre frontiere, a quando fa i colloqui con le istituzioni per avere un qualche forma di status e viene spesso diniegato, a quando, a seconda di come vanno le cose, può entrare nel tunnel nero della clandestinità oppure in un contesto emerso di studio, di lavoro, eccetera. Questi percorsi funzionava così. Tantissimi ragazzi delle scuole sono andati a vedere questa mostra, ancora oggi ogni tanto incontriamo degli adulti che dicono: ah, ma io ho fatto la somala nella mostra di Solo Andata, perché noi avevamo proposto una serie di figure che erano quelle dell'immigrazione di quel tempo, stiamo parlando della fine degli anni 90,
poi l'abbiamo riprodotta in tante salse questa idea. E proponevamo, c'era la giovane somala, c'era l'albanese, c'era la nigeriana, e uno sceglieva chi voleva essere. Abbandonando la propria identità non era affatto un gesto facile. Noi abbiamo avuto delle scene anche di pianto di persone, e anche solo per un'ora ci fu una giornalista simpaticissima e sincerissima, e che si mise a piangere e disse: io ci ho messo tanto a costruirmi la mia identità, non la mollo neanche per un'ora, vi prego fatemi fare tutto il percorso, ma chiamatemi col mio nome e con la mia identità. E gliel'abbiamo concesso. Tutti gli altri invece abbandonavano la propria identità e facevano proprio, davano le impronte digitali, gli veniva dato un passaporto diverso, una carta d'identità, diciamo, con la foto del personaggio che avevano scelto, che volevano interpretare per quell'ora del percorso, e poi seguivano tutto un itinerario con degli animatori. E qui c'era, sempre interessante come riflessione sullo stereotipo, c'era l'inversione dei ruoli, che era potentissima, efficace, perché dentro questo allestimento che riproduceva tutti questi momenti del viaggio del migrante, c'erano dei migranti naturalmente integrati nella nostra società, che parlavano bene l'italiano, che però interpretavano la società di accoglienza. Quindi i ragazzi italiani facevano gli immigrati, e gli immigrati facevano i poliziotti, i datori di lavoro, eccetera, eccetera. Questa cosa era potentissima. E quindi cosa voglio stare a significare? Che lo stereotipo va affrontato da tanti punti di vista, quello emotivo, esistenziale, che tocca proprio le corde più interne del nostro essere, della nostra identità, ma anche, come giustamente volete fare voi, attraverso il rigore scientifico. E io di questo vi sono proprio grata e plaudo a questa iniziativa, perché soprattutto con i giovani ridiffondere un'abitudine alla ricerca rigorosa, cioè che poi in definitiva vuol dire sostanziare le opinioni con un percorso di avvalimento dei fatti che uno porta nelle proprie opinioni, no? Cioè non fermarsi alla superficie del sentito dire, insomma, internet, Facebook, eccetera, sono anche questi degli spazi, è per quello che lì è tutto quello che è il linguaggio d'odio, e tutte queste schifezze hanno facile presa. Noi con i ragazzi abbiamo fatto tantissimi progetti sul linguaggio d'odio. Uno era anche una rappresentazione teatrale, tanto per dire, una proprio una pièce di teatro, che fra l'altro ha avuto anche tanti complimenti dalla critica, era direi quasi professionale, che si chiamava Loro, due punti, uno di questi giorni se ne prendo uno lo ammazzo. Questo era il titolo. E ha girato in tutte le scuole, eccetera. Ecco, però questo livello qui, però il livello della ricerca, dell'avvalorare se le cose che si dicono hanno un minimo fondamento di verità, è qualcosa a cui i giovani devono essere ricondotti e riabituati, perché la facilità della semplificazione che questi mezzi che loro usano e che sono ormai il loro ambiente di vita, perché la iperconnessione fa sì che stanno dalla mattina alla sera, poi non parliamo adesso col lockdown, cioè questo è veramente, insomma, la vita nell'ambiente virtuale, che c'ha pure i suoi grandi vantaggi, per carità, però purtroppo fa sì che si perda il rigore del ragionamento anche analogico, insomma, va perduto, è tutto sincretismo, è tutto immediato, è tutto una confusione fra la parola e l'immagine, che ormai non si riesce più a distinguere una dall'altra. E quindi uno strumento come il vostro, che coniuga i due livelli, quello dell'azione, come può essere quella del nostro centro Matemu, e però anche quella della, io credo, c'è molto bisogno della divulgazione del rigore scientifico. La scienza e la ricerca scientifica deve avere il suo alto livello di rigore professionale, però deve essere anche in grado di far scivolare nell'ambito più ampio dei non addetti ai lavori un messaggio divulgativo anche incoraggiante e anche attraente.
Ecco, questo per le giovani generazioni è fondamentale. E quindi siamo qui laddove ci è fisicamente possibile, nonostante questo distanziamento che noi diciamo sempre deve essere gioco forza fisico, perché il virus si appiccica facilmente, ma non deve essere sociale. Compatibilmente con questa limitazione di quest'epoca strana, noi siamo qui e nei limiti del possibile collaboriamo molto volentieri con questo vostro bellissimo progetto. Elisabetta, grazie, grazie tantissimo. Io ricordo di quel solo andata delle scene appunto in cui il sindaco della situazione, alcuni dirigenti di grande empito progressista, mettero in escandescenza. Ma come ti permetti? Ti ricordi? Sì, sì. Delle scene assolutamente impensabili. E allora, grazie ancora davvero. Ringrazio intanto tutte e a questo punto io darei non solo la parola, passerei proprio la conduzione della cosa a Enza Beltrone, che è una giornalista e una socia dell'associazione e che si assumerà il compito, non facile, di essere la responsabile della nuova rivista che vogliamo realizzare, quindi all'interno dell'associazione e anche del centro, un altro strumento, quello appunto di una rivista per diffondere quello che pensiamo, quello che facciamo, non solo, ma per diffondere anche le buone pratiche di altri, le opinioni di altre, cioè creare anche all'inizio pensiamo online e poi magari anche sulla carta una agorà di confronti, di iniziative, di proposte. Prego Ezza. Grazie Paola, grazie a tutti anche delle notizie, insomma le informazioni raccolte questa sera sono veramente interessanti, notevoli, e poi da buona comunicatrice più si parla di un fenomeno e meglio è. Io proprio avendo la malformazione della domanda, che spesso e volentieri non è una buona, oppure non è vista di buon occhio, farei proprio una piccola intro per poi presentare la rivista e poi presentare anche Pietro Forti, che è qui con noi e che sarà un'ottima sorpresa e poi anche un buon collante di tutto ciò che abbiamo detto fino a questo momento. Io penso che tutta questa idea nasce anche dalla riflessione sulla consapevolezza del proprio genere. E allora da giornalista osservo, domando, e quindi negli anni, giornalista donna, anche di domande e di osservazioni ne ho fatte parecchie. E dal mio punto di vista ci possiamo ritrovare nel concetto di comodità, chiaramente visto dal punto di vista conscio o inconscio, e la comodità propria o la comodità altrui, e questa comodità che cosa fa poi nel genere umano e quindi anche nelle donne, perché siamo degli esseri umani esattamente come gli uomini, e ci fa rispondere un po' alle convenzioni, ovvero quelle regole prescritte, quelle regole naturali che noi impariamo crescendo e a volte senza neppure rendercene conto. Quindi tutte quelle definizioni, quel modo di essere donna o di essere quello che gli altri vogliono che le donne siano, risponde in un certo modo a quello che è il concetto della cristallizzazione. Quello che è condiviso non deve essere neanche messo in discussione, perché non ci crea problemi, è comodo, lo facciamo, lo eseguiamo e magari ogni tanto stiamo zitte se dentro sentiamo qualcosa che non ci piace. Quindi attuiamo dei comportamenti spesso incoerenti con quella che è la nostra natura, quindi con la inconsapevolezza del nostro genere, della nostra identità, della nostra autoconsapevolezza di cui parlava anche la dottoressa. E alla fine arriviamo anche al pregiudizio. Ho sentito parlare delle donne che hanno pregiudizi sulle donne, ma noi lo vediamo tutti i giorni. Forse è il modo più comodo, scusatemi, passatemi il termine, per non doversi sforzare a essere se stesse oltre quelle barriere che quotidianamente una donna può avere. Non voglio dire che gli altri non li trovino, le altre barriere, però sicuramente noi ne troviamo diverse. Partendo da questa riflessione, allora abbiamo pensato che uno strumento importante fosse quello proprio della comunicazione. Quindi bisogna rendere consapevoli le donne, ma anche gli uomini,
dei meccanismi che un po' ci autogovernano, spesso e volentieri anche senza nemmeno rendercene conto. Allora abbiamo detto bisogna capire quali sono i problemi, i focus e gli ambiti dove le donne hanno più difficoltà o dove la maggior parte delle donne possono trovare delle difficoltà. E quindi abbiamo pensato a delle sezioni che fossero immediatamente esplicative sia del problema che del disagio e nello stesso tempo del pregiudizio. Pregiudizio e comunicazione, e quindi ho sentito parlare questa sera di donne, migranti, omosessualità, conflitti religiosi e ci aggiungiamo anche malattie psichiche, comunicazioni, politiche e società, cioè nel senso tutti quelli che possono essere pregiudizi legati anche alle donne, seppur non propriamente, non tutti questi sono propriamente pregiudizi legati alle donne, ma anche alle donne. E poi abbiamo immaginato una finestra che si chiamasse Finestra sul Mondo, una sezione che si chiamasse Finestra sul Mondo, e proprio perché l'idea era quella di trattare un argomento e cercare di vederlo dai vari punti di vista, cioè ogni fenomeno per poterlo comprendere va cercato di essere studiato da tutti i punti di vista possibili, no? Inserire varie variabili, varie culture, perché poi ogni cultura ha il suo modo di vedere le cose e quindi una finestra sul mondo, ogni fenomeno visto anche da altri punti di vista di altri paesi, quindi la diversità, l'integrazione, non vista più come un limite, ma come un valore aggiunto. Ognuno di noi è diverso dall'altro, seppur appartenente alla stessa città. E poi donne e lavoro forse è uno dei nodi più difficili da affrontare ed è necessario parlarne sempre di più, le differenze di salario, le differenze di trattamento sulle carriere, per non parlare anche dei differenti colloqui, spesso e volentieri gli argomenti di colloquio di una donna non hanno nulla a che vedere con quello che la donna dovrebbe espletare nell'ambito del suo ruolo lavorativo. E donne e comunicazione, far capire alle donne che il linguaggio è fondamentale, il linguaggio trasmette dei concetti, trasmette dei valori e dei modi di essere, quindi anche insultare una donna non andando ad evidenziare lo sgarro piuttosto che l'errore fatto, ma etichettandola con insomma, dei termini che spesso e volentieri sono esclusivamente pregiudizi e nella maggior parte dei casi anche pregiudizi che affondano le proprie radici nella storia, quindi difficili da estirpare. È un comportamento sbagliato, è un po' come educarsi all'avere rispetto di se stessi. Per avere rispetto di se stessi bisogna avere rispetto anche degli altri e viceversa, dico sempre. Poi donne e società, quindi come la figura femminile si inserisce nei modelli culturali e nelle convenzioni, partendo anche da quello che è il gioco, cioè la differenza dei giochi di genere, che cercano sempre di evidenziare anche una differenza di genere, spesso e volentieri. Faccio l'esempio più, diciamo, emblematico: la macchinina non viene data spesso e volentieri, non viene regalata a una bambina, ma viene regalata a un bambino. Perché prendo come esempio la macchina? Perché la macchina è quell'elemento di indipendenza, di autosufficienza, sei autonomo, ti puoi spostare, ti puoi portare dove vuoi, non c'è bisogno che ti portino gli altri. E secondo me racchiude un po' questo gioco il concetto del io ti accudisco, tu sei il gentil sesso che ha bisogno sempre dell'uomo per poter andare avanti, e non che ha bisogno dell'uomo perché è coesistente, sono due esseri che si completano. E quindi chiaramente questo non è un concetto, anzi è un concetto fondamentale. Poi donne e creatività, far venire fuori anche l'importanza della creatività femminile, non connotata come elemento distintivo di genere, perché spesso e volentieri si dice, vabbè, voi donne siete creative, però nello stesso tempo è quella creatività sminuita, non è quella creatività eccellente, quella creatività professionale. No, è quella creatività, come dire,
create, immaginate, fate, e questo non è un elemento qualificativo, ma al contrario. Ecco, quindi è importante far emergere anche che tipo di creatività. Altro genere è quella sezione che parla dell'emancipazione. Prima sentivo parlare dell'essere femminista. Io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto. L'essere femminista spesso e volentieri è come se fosse l'altra faccia della medaglia dell'essere maschilista. Quindi è chiaro che spesso e volentieri è necessario essere femministe per dover difendere dei diritti acquisiti, che in realtà non bisognerebbe neanche difendere, ma quello non vuol dire essere femministe, vuol dire essere per la parità dei diritti, quindi far passare questo concetto attraverso una visione che vada oltre il genere, ma l'essere umano, perché spesso e volentieri la donna è prima donna, quindi prima corpo, e poi nella conoscenza approfondita, nell'apprezzamento nel tempo anche delle sue qualità, quando non c'è speranza che possa essere altro che una lavoratrice, piuttosto che un'amica o piuttosto che un altro ruolo, allora anche qualcosa che vada oltre il corpo, quindi una mente e uno spirito. L'anima della violenza. L'anima della violenza noi l'abbiamo immaginato come uno spazio che parlasse molto anche degli uomini, perché credo fortemente, e su questo ho lavorato anche a lungo, che questa denoti, la violenza maschile sulle donne denoti una grande crisi esistenziale di genere maschile. E prima sentivo parlare del Covid, quindi del lockdown e degli effetti. Ecco, io credo che questo sia come un forte lockdown e quindi come un Covid che attacca, perché è cambiata la società. E che cosa ci ha portato il Covid? Ci ha portato a ribaltare la nostra società, i nostri sistemi di vita, i sistemi lavorativi, e noi ci troviamo come in una bolla, poi spesso e volentieri è un termine che viene utilizzato per dire siamo coperti, siamo al sicuro da. E però noi viviamo in una bolla, e anche il genere maschile, che per secoli si è comportato in un determinato modo, legittimato anche dalle donne, è come se avesse perso un po'... poi chiaramente il genere maschile non si comporta tutto allo stesso modo, grazie a Dio, però c'è una parte di quel genere maschile che ha perso la propria identità oppure la propria autoconsapevolezza, e quindi riconosce ancora la figura femminile come un qualcosa di proprio, e attraverso quella figura femminile è come se lui potesse essere legittimato o delegittimato in quanto maschio, e chiaramente quando tu sfuggi o non rispondi a quelle esigenze devi essere punita, perché purtroppo fa parte di alcune poi degenerazioni. La società dello spettacolo. Questa invece è una, apparentemente dice, ma che cosa c'entra questa sezione? Invece è una sezione un po' creativa. Per recuperare dei concetti di donna, di femminilità, di ruolo delle donne attraverso il cinema, la pubblicità, insomma i mezzi di comunicazione che nel tempo hanno diffuso dei modelli anche femminili. Detto questo, mi fermo perché la cosa che mi premeva presentare era proprio scomodo, e quindi dietro scomodo ci sono delle persone, e qui abbiamo un redattore di Scomodo che è Pietro Forti, e grazie Pietro di essere qui con noi, sono molto contenta di averti qui come ospite, ma anche di ritrovarti nel ruolo di giornalista, perché Pietro fa il giornalista, e Scomodo è una realtà creata dal nulla da dei ragazzi, e che sono mossi dall'interesse verso la notizia, ma verso anche l'osservazione dei problemi sociali. E quindi, Pietro, io ti chiedo, alla luce di tutto quello che hai ascoltato questa sera, di dare prima di tutto la tua visione da uomo, e da uomo giovane che costruisce e costruirà questa società, e poi di raccontarci l'esperienza di Scomodo, e forse anche un'altra esperienza di cui tu sei stato promotore, che si sposa molto bene con questa tematica di questa sera. Allora, grazie mille Enza, in realtà appunto adesso, come dicevo prima, non vorrei ritrovarmi a deludere aspettative troppo alte nei miei confronti, vista la presentazione che mi hai fatto. Allora, spiego banalmente il motivo per cui
per cui scomodo ha senso dentro a questa cornice, anche introducendo un pochino quello che è Scomodo, cioè Scomodo è un progetto che gira intorno a un mensile che è nato nel 2016 e muove dalla necessità fondamentalmente di un'intera generazione, noi pensiamo, di proporre una narrazione alternativa nei confronti di alcuni contenuti, e anche per questo motivo e per i motivi che in realtà sono stati detti già da qualcun altro prima di me nel corso di questo webinar, in parte proprio per evitare le contraddizioni che per esempio citava prima Valeria Fabretti, cioè tantissime contraddizioni che vengono dal mondo del web, e quindi abbiamo deciso di affrontare un processo che fosse di approfondimento attraverso una rivista che è soprattutto cartacea e che dal suo primo momento ha stampato 7500 copie, prima distribuite a Roma, poi adesso insomma sul territorio nazionale in 10 città, in due delle quali abbiamo aperto delle redazioni, che sono Milano e Torino, poi speriamo di poter annunciare presto l'apertura a Napoli. E quello che fondamentalmente ci tengo a dire è che l'informazione in questo senso ha un ruolo fondamentale in quanto bene pubblico, cioè non si pensa ormai più quasi come automatismo all'informazione come un bene pubblico, ma come a un'unione di voci sempre più private, ovviamente, non solo per l'assetto societario di cui facciamo parte, ma proprio per il fatto che sono un'unione di privati cittadini che si esprime in una maniera piuttosto che in un'altra, facendo il coro e facendo l'eco a questa o quella fazione politica e spesso temo anche commerciale, ma è un bene pubblico, cioè quindi bisogna cercare di considerarlo come tale e che in quanto tale va gestito. E l'approccio purtroppo non può essere gestito in maniera centrale, ma va gestito in maniera il più possibile dall'opinione pubblica, quindi dai cittadini e coloro che in qualche modo non usufruiscono solamente dell'informazione, ma ne fanno anche parte attivamente, e da questi presupposti nasce anche Scomodo. E questo ha a che vedere con le lotte e le lotte e i pregiudizi in tutte le loro possibili declinazioni. E quello che intanto ringrazio Giovanni Palumbo, presidente dell'associazione, appunto, che mi ha permesso di essere qui stasera. Quindi quello che fondamentalmente fa Scomodo in qualche modo è cercare di gestire in qualche modo, di prendere parte alla gestione di questo bene pubblico che purtroppo in certi momenti è tossica. E purtroppo io penso che questo sia un fattore che non può essere più considerato secondario o di sfondo, ma il ruolo dell'informazione è attivamente dannoso nei confronti dei pregiudizi, e questo lo si vede in ogni titolo, al di là dei più scontati che possono essere determinati giornali di un'area politica molto ben definita, penso che più o meno ci si arrivi senza allusioni troppo specifiche, ma temo che sia un processo che va avanti, cioè quando si parla della quinta agenzia al mondo di stampa, quindi l'ANSA, che titola e dà per esempio delle spiegazioni allucinanti di un omicidio nei confronti di una persona che ha fatto un passaggio che è appunto transgender. Là si tratta di pregiudizi interni e diciamo pagati anche in qualche modo dai contribuenti, su cui il contribuente non ha nessuna intenzione di intervenire. Io di questo ovviamente non voglio fare un'accusa all'ANSA, ma sicuramente, perché di cui ho avuto anche il piacere di conoscere il direttore Luigi Conto, che è una persona favolosa. Il problema è che risiede questa cosa in una cultura che passa oggi più che mai attraverso l'informazione. Prima appunto si citava la letteratura e con il riferimento da parte di Silva Oliva specifico a un testo che è stato fondamentale, come abbiamo visto, ma oggi i testi, c'è poco da fare, i nostri ragazzi, cioè i miei coetanei, che leggono possono essere praticamente solamente i titoli e le righe di qualche articolo che vedono condivisi sui social, che passano in maniera sempre più veloce. E quindi restituire una dimensione di approfondimento in questa fase è fondamentale, soprattutto per poter cambiare questi paradigmi e cambiare questi stigmi. E
Una cosa purtroppo che temo, e con questo mi aggancio anche un po' a quello che dirò tra poco riguardo a quello che penso a cui si alludesse Enza, è che bisogna purtroppo in questa che è una battaglia di fatto, nel superamento dei pregiudizi, bisogna anche prepararsi a dei contraccolpi, dei contraccolpi non indifferenti. E mi spiegherò più tardi, comunque, tra poco in realtà, perché non cerco di non essere lunghissimo. E, per quanto riguarda appunto questo modello di informazione, io penso che il nostro lavoro come Scomodo sia volto in questa fase in particolare a un superamento dei pregiudizi. Il nostro ultimo lavoro, per esempio, è un numero speciale sul razzismo nelle istituzioni italiane, che è stato portato avanti da ragazzi insomma, della nostra redazione, che va dai 15 ai 25 anni esclusivamente, e ci siamo concentrati sull'immigrazione, sul razzismo delle politiche migratorie, sul razzismo nel processo di integrazione in scuola, lavoro, e sul cultural bias, che è appunto questo, se quello che noi chiamiamo cultural bias, cioè un modo particolare e del tutto inappropriato da parte dei media, ma non solo, da parte di tutto ciò che è l'apparato mediatico, che per noi è anche musicale, anche artistico, di trattare determinati ruoli. E qui i ruoli di genere ritornano. Ovviamente non si parla della stessa cosa quando si parla di razzismo e discriminazione di genere, però di entrambi ritornando a scoprire in maniera violenta le limitazioni, stiamo tornando a scoprire delle disuguaglianze che penso nessuno si potesse immaginare a livello così massivo. Certe volte, io pa qua parlo da giovane uomo che ha vissuto solamente 23 anni, ma che sin da quando ha iniziato a studiare alle elementari ha visto la famosa foto della ragazza con la testa nel Corriere della Sera il giorno dopo il voto. Insomma, si è abituata a un'idea di uguaglianza, e che nonostante ciò, a scuola per esempio, ma che nonostante ciò è cresciuto in una società che lo educa esattamente nel senso opposto. E questo, io in questo sono abbastanza radicale, e purtroppo non potrebbe essere altrimenti, temo che sia un vizio di forma. Però quello che vorrei sottolineare in questa fase, e qui mi aggancio un po' a quello che diceva Enza prima, Scomodo si è concentrato su delle disuguaglianze appunto che appunto hanno una sorta di contraccolpo nel momento in cui si cerca di affrontarle. E qui mi riferisco a un progetto che insomma è stato molto breve, su cui ritorneremo spero a breve, che si chiama Lettera agli uomini sul revenge porn. Qui si tratta proprio di un contraccolpo, di una vendetta vera e propria, che ha delle dimensioni che noi probabilmente non ci immaginiamo neanche. Anche perché ogni giorno si scoprono delle cose che non vorremmo vedere e che sinceramente possono far paura semplicemente per le dimensioni che hanno. Il 3 aprile scorso è stato scoperto un network italiano che contava circa 40.000 persone all'interno di un gruppo che si scambiavano in maniera assolutamente fraudolenta e criminosa insomma, del materiale di vendetta, che riguardava la vita privata di donne che assolutamente venivano oggettificate in questi network, come abbiamo commentato un po' in maniera anche grossolana probabilmente, e Gretta, un network del genere fa provincia. È una dimensione a cui non eravamo abituati, e tuttavia continuiamo a scoprire cioè, poco, di pochi giorni fa la notizia di cui si sta discutendo della faccenda dell'insegnante. E quindi vediamo che anche interno alle istituzioni, e ogni volta che se ne parla, e se ne parla in maniera assolutamente fuorviante, quindi quando si è parlato di questo network o quando si è parlato dell'imprenditore patron di facile.it che organizzava feste, ma queste ragazze alle queste feste non ci dovevano essere. Quello fa tutto parte di un network di media che non ci abituiamo assolutamente a voler combattere. Ebbene, questo in qualche modo, anche se non in maniera ovviamente non violenta e sicuramente attraverso un potere più dialettico che di conflitto, quello che dobbiamo cercare di fare è anche
abituarci a subire dei contraccolpi che attraverso l'odio e che purtroppo io sempre sostenuto che hate in inglese a un certo punto diventa crime, cioè, ed è una cosa naturale. E, quando siamo intervenuti appunto per la prima volta sull'argomento, abbiamo fatto, insomma, abbiamo avuto delle difficoltà molto anche di tipo di mansplaining. Io adesso non voglio entrare nell'argomento troppo, in maniera troppo approfondita. È qualcosa che è stato in parte anche approfondito da Elisabetta Melandri, che tra l'altro saluto perché, cioè, Matemucci ha ospitato varie volte. Adesso da poco tempo siamo vicini di casa, noi siamo a Via Carlo Emanuele, loro a una parallela circa di distanza. E appunto in questo modo noi ci siamo concentrati su qualcosa che non conoscevamo e che probabilmente non avremmo voluto conoscere, attraverso appunto una nostra analisi e quella che Paola Gabrielli ha definito depurazione dei pregiudizi. Cioè, noi siamo dovuti intervenire su noi stessi per capire quanto questa cosa avesse una matrice quasi nazista. Cioè, quando ci siamo nella lettera facciamo un riferimento forse un po' affrettato, ma non neanche troppo velato, alla banalità del male. Noi cerchiamo di intervenire su qualcosa che per noi effettivamente non ha a che vedere con la coscienza di ognuno, del singolo, e su cui si deve intervenire in maniera massiva. E questo, allo stato attuale delle cose, va fatto in maniera sì scientifica, ma va fatto in maniera massiva. E quindi sicuramente il ruolo di scomodo nel voler affrontare i pregiudizi e nel volerli superare deve essere... sempre più questo, e cerchiamo di intervenire su una generazione che non crediamo, che crediamo tutt'altro che persa, ma che è soggetta a degli attacchi di un certo tipo da parte dei media, che purtroppo ne è vittima sia in questo senso che nell'essere influenzata in maniera del tutto fuorviante. E come, Pietro, come da giovane e anche da intellettuale, perché tutto ciò di cui hai parlato denota l'approfondimento dei temi di cui stai parlando, e quindi diciamo che questa è una buona abitudine, anche una sana abitudine, alimentare il proprio cervello. Quale può essere la via? Perché oggi viviamo in una società dell'immagine, dove i social la fanno anche da padrona, e come dicevi tu, non si approfondisce più, non si legge, ma ci si accontenta talvolta o di leggere velocemente un titolo, oppure addirittura di affidarsi al sentito dire, che forse è ancora peggio. Come pensate di poter ricostruire, anche immaginando una rete di ricostruzione? Noi in questo, io devo essere sincero, su questo purtroppo c'è una sola soluzione, temo, e cioè una condivisione massiva che passa attraverso strumenti sociali e non anche non fisici. Noi continuiamo a fare riunioni da 60-70 persone ogni volta, però la condivisione dei saperi è fondamentale, ed è fondamentale a un livello basilare, purtroppo. Cioè, dobbiamo abituarci a ricominciare a fare delle piccole lezioncine in maniera ovviamente non frontale, in maniera ovviamente non del tutto umile, però bisogna abituarsi a insegnare qualcosa ai ragazzi. Io appunto in Scomodo sono entrato che avevo 19 anni, l'ho quasi fondato, insomma, quindi ero già uno dei più grandi, e oggi mi avvicino pericolosamente alla fascia d'età dei più grandi di Scomodo, perché appunto il massimo in teoria è 25 anni. Però quello che mi sono abituato a fare è avere a che fare con dei ragazzi che hanno molti meno anni di me, e che nonostante anche iniziano a frequentare gli ultimi anni di liceo, addirittura l'università, non si abituano neanche troppo a condividere quello che fanno. Ed è un qualcosa che secondo me è fondamentale. E subito dopo risponderò alla domanda che ho visto apparire in chat, scusate, finisco il ragionamento. La condivisione è qualcosa che richiede un po' di sacrificio, questo c'è poco da fare, c'è poco da dire. Siamo partiti 4 anni fa con delle riunioni in cui ovviamente tutti volevano esprimersi, c'è un po' dei vulcani in quel periodo.
periodo, ma ogni singolo taglio, ogni singolo articolo, ogni singola posizione presa da tutti è stata presa attraverso delle riunioni estenuanti, attraverso delle discussioni che non finivano mai, con delle riunioni di veramente di 3 ore. Io solo l'altro giorno ne ho fatta una di 4 ore e mezza su un singolo argomento che era appunto che aveva a che vedere con l'ambiente e con il consumo critico a livello ambientale. E che è insomma un argomento abbastanza delicato per noi di Scomodo, e tuttavia c'erano delle persone che volevano portare le loro idee, spesso non stavano troppo a sentire, proponevano degli articoli nonostante si andasse avanti nella discussione e le loro posizioni poi fossero state affrontate più e più volte, e questo purtroppo è uno schermo che ognuno di noi vede, cioè ognuno di noi ragazzi deve poi affrontare nella maniera più umile possibile. Questo sicuramente la nostra generazione, ma penso come qualsiasi altra generazione giovane del passato, pecca un po' di voglia di essere di affermarsi subito. Dopodiché ci dobbiamo rendere conto che avremo a che fare noi con un futuro che è fatto, oltre che di tutti i disastri di cui ci raccontiamo ogni giorno, e che quindi non ci sarà più tanto spazio per essere dei vanesi, in qualche modo ce ne renderemo conto in una maniera o nell'altra. Però quello che soprattutto c'è bisogno, di cui spesso ci sia bisogno, è che queste generazioni imparino a togliere dalla propria testa che tutto ciò che dicano abbia dei fondamenti, perché non è vero. E quindi questo è un qualcosa in cui un lavoro scientifico sicuramente può aiutare, e può aiutare soprattutto perché, anche se non sembra, i ragazzi danno molto importanza all'autorevolezza di qualcosa, e oggi è fondamentale questo. Io penso che soprattutto in questa fascia non ci sia la possibilità di dire sì, ma i ragazzi, le fake news sono la fascia meno sensibile da questo punto di vista, soprattutto perché hanno voglia di essere informati da qualcuno di autorevole, e questo è, in questo secondo me sta il tra virgolette crimine più importante che un giornale o che un qualsiasi giornalista affermato può fare, non sta a essere pigri, essere sciatti nei confronti di una persona giovane. Questo è sacrosanto, e io mi appellerei, e per chiudere... L'ultima cosa, scusa Enza, rispondo ad Alessandra che ha fatto una domanda. Queste riunioni hanno una cadenza fissa e in parte... Ci si unisce e piano piano si entra a far parte di queste riunioni. Noi insomma le abbiamo su base mensile, ma anche su base settimanale in certi ambiti, e vengono organizzate un po' come viene, soprattutto in questo periodo, temo. E quindi se c'è qualcuno di interessato, l'unica cosa che posso dire è di contattare ed essere inserito in un percorso di integrazione, che è molto veloce, anche solo essere aggiunti a un gruppo o cose del genere. Scusa Enza, volevo solamente rispondere alla domanda. Come si fa a contattarvi? Sicuramente attraverso la mail. La mail è la cosa migliore, redazione@leggiscomodo.com. Scusa, ripeti? Esatto. Nonostante le tecnologie più avanzate, io credo che dobbiamo chiudere. Sì, allora, io volevo soltanto fare velocissimo, volevo soltanto per cercare di legare questa necessità di far passare il messaggio che nessuno di noi ha la verità nelle mani, ma che esistono gli altri e quindi bisogna condividere. E, che ne dici di collaborare a questo primo numero della rivista? Scusate il microfono. Io sicuramente ho piacere. Per quanto riguarda Scomodo, purtroppo io non posso parlare per 500 persone, che è l'entità, la mole del progetto, però assolutamente proporrò una collaborazione anche su base insomma rinnovata in qualche modo. Bene, io ho finito, grazie. Bene, allora intanto volevo ringraziare Pietro, che io non conoscevo, e mi fa molto molto piacere non solo averti potuto ascoltare, ma anche spero insomma che ci sia un futuro in questa situazione. E Alessandra, dobbiamo chiudere, credo, no? Io direi di io ringrazio tutte le persone che sono intervenute,
davvero, ringrazio davvero, hanno accettato di partecipare, di donare ben 2 ore a questa iniziativa, a questo incontro. Mi permetto di sperare che il centro e anche l'associazione in generale potranno vedervi, insomma, anche ancora, e che possano godere delle vostre competenze, delle vostre esperienze di studio e di vita, del vostro impegno sincero, tenace, e credo che forse possiamo fare qualcosa di buono un po' tutti insieme, con quel non solo, come dire, impegno, onestà intellettuale che ci caratterizza, ma anche con un po' di entusiasmo, di vivacità e di affetto, che nelle relazioni sono di qualunque tipo, sono sempre molto importanti. Quindi grazie ancora, e avremo modo di rivederci presto, e stasera io sono contenta. Voi che ne dite? Contentissimo. Sì. A tutti e molte grazie. Arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti e a tutti. Saluto a tutti.